Al volo, no? Va bene. Ciao, Capir Baby. Senti, una cosa veloce da mangiare che c'hai? Spaghetti al scoglio, 8 euro per confezione, pesce panata con patate croccante, 16 euro, arrosto manzo con verdure, 14 euro. Minchia, oh, ma qua costa tutto un occhio alla testa, quello un po' più basso, no? Dai. No, costo troppo, tu e Tirchio. Io Tirchio? Sì. Ma con tutti i soldi che ti ho dato non so quante capanne ti sei fatte in India. Con tuo soldi? Vai a cagare. Ma vai a cagare. Ehi, 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 che succede? Ma no, niente, è che a Sandokan qua gli girano subito le palle. Ah, indianino, abbassa le penne, eh? Io no, India, io Pakistan, hai capito? Ma sì, va. Oh, è caduta. Tu rotto, tu pago. No, ma non è colpa mia, vedi, perché cadono. Ma perché non la scherzi? Ma la penna. Che stai a dire? Ah, quando non si fa la lingua, si torna a casa. Ma sì, per essere capaci sono a fare pesante per aria. Dai, dai, ragazzi. Ma lascia fare a noi. Fra l'altro, è anche ora che qualcuno insegna l'educazione a sti beduini. Anzi, sai cosa facciamo? Vieni, vieni, vieni. Noi facciamo la spesa, dai, vieni a fare la spesa con me, dai. Stavo guardando se ci facessimo il ragù, eh? Che dici? Ho mai speso così poco. Hai visto come abbassare le penne l'indianino? Oh, ragazzi, vado a prendere anche una Coca-Cola, va? Mettila sul nostro conto, Cogliandolo. Ma certo. Ehi. No, adesso basta. No, no, tranquillo. Basta. Tranquillo. Oh, tranquillo. Senti. Lo so, hanno esagerato. Però insomma, dico io pure tu, no? Hai visto che tipi sono? Stai un po' calmo. Facciamo così. Ti pago la spesa e pure i danni, eh? Io non voglio i tuoi soldi. Sono anche sporchi come voi. Ma che è sangue? Come si sono sporcati? Un'Audi grigia. No, no, aspetti, mi lasci indovinare, l'ha comprata recentemente, giusto? Perfetto. No, no, non si preoccupi, grazie, arrivederci. Io lo sapevo che Valponte era un coglione, l'ha ammazzata quella troia e la sbirra l'ha trovata prima che sparisse chissà dove. Da quando gli abbiamo affidato il giro delle puttane, si è messa a fare acquisti pazzi. Questa Bertaccini è testarda e non ci metterà molto a capire perché Valpondi si può permettere tutte queste spese. Io ti faccio vedere che quella arriva dritto dritto fino a noi. A meno che non facciamo qualcosa prima. Che c'hai in mente? Forse è venuto il momento che ci occupiamo anche del mercato della droga.